Spaventosi prodigi hanno scosso quest'anno il regno di Northumbria, terrorizzando la popolazione. Trombe d'aria, draghi volanti e lampi immensi squarciavano il cielo. Dopo questi terribili segni premonitori, il paese è stato colpito da una grande carestia. Il sesto giorno, prima delle Idi di gennaio, uomini pagani hanno portato distruzione e morte nella casa di Dio a Lindisfarne, compiendo atroci massacri e razzie. Così la cronaca anglosassone descrive l'anno 793 d.C. L'evento riportato si riferisce al massacro dei monaci e al saccheggio del venerato monastero dell'isola di Lindisfarne, conosciuta anche come Holy Island. Navi da guerra pagane erano piombate improvvisamente sull'isola, compiendo atrocità che sconvolsero i cristiani di Northumbria. Le cronache, però, riferivano che qualcosa di più terribile stava per accadere. Sui regni dell'Europa medievale stava per abbattersi un esercito determinato a uccidere, razziare e seminare il terrore. Stava per avere inizio una nuova era. L'età dei vichinghi. Ancora non si conoscono le cause che alla fine dell'VIII secolo portarono improvvisamente e così violentemente i vichinghi alla ribalta. Il termine vichinghi è di origine incerta e può assumere accezioni diverse. I vichinghi erano definiti tali non tanto perché provenivano dallo stesso luogo, ma perché avevano lo stesso comportamento. Erano originari della Scandinavia, ma non tutti gli scandinavi erano vichinghi. Invece, tutti coloro che compivano determinate azioni, come pirateria e saccheggi, erano chiamati vichinghi. Anche l'esplorazione, la colonizzazione e il commercio rientravano però nelle loro attività fondamentali. È difficile risalire alle cause che spinsero i vichinghi a intraprendere viaggi e saccheggi. Alcuni autori del Medioevo le indicavano nella scarsità di terre in Scandinavia. Gli islandesi invece pensavano che avessero lasciato la Norvegia per dirigersi in Islanda perché oppressi dal loro re Harald Bellachioma. Per i monaci amanuensi invece era un castigo di Dio per i popoli peccatori dell'Europa occidentale. I vichinghi lasciarono le loro terre probabilmente a causa della sovrappopolazione e si spinsero oltre mare perché avevano saputo che c'erano luoghi lontani in cui era possibile vivere. Sicuramente ci furono altri motivi alla base dei loro viaggi. Alcuni storici ritengono che fossero spinti dalla volontà di commerciare, altri che i vichinghi fossero mossi dal desiderio di saccheggi. Nella società vichinga, infatti, coloro che possedevano molto oro e denaro potevano elargire le loro ricchezze per ottenere l'appoggio delle masse. Anche i guerrieri e re mantenevano in questo modo il loro potere. Nell'VIII secolo d.C., i vichinghi possedevano ormai capacità tecniche e militari per attaccare le coste straniere e spadroneggiare su quelle terre. La classica nave lunga vichinga divenne leggendaria. Era inconfondibile. Lo scafo allungato e la prua rialzata, decorata con immagini pagane, come le celebri teste di drago. L'imbarcazione navigava grazie a un'unica grande vela quadrata e si affidava alla forza di numerosi remi, da 12 a 64, a seconda delle dimensioni della nave. Gli scafi erano principalmente in legno di quercia
e misuravano dai 18 ai 27 metri di lunghezza. C'erano però anche i giganti del mare, come il lungo serpente, l'ammiraglia del re vichingo Olaf Tryggvason e il drago del leggendario Harald Hardrada. La particolarità delle navi vichinghe era quella di poter navigare facilmente in mare aperto. Furono così scoperte nuove rotte in aree inesplorate dell'oceano. La maggior parte delle altre imbarcazioni, invece, era costruita per il cabotaggio e quindi adatta a navigare principalmente lungo la costa. Inoltre, gli scafi vichinghi erano relativamente bassi, il che permetteva di tirare la barca in secco senza fatica e di navigare agilmente anche in acque poco profonde. Erano navi davvero versatili. Gli scandinavi erano da sempre un popolo di navigatori. Negli anni avevano sviluppato e perfezionato le loro navi a tal punto da riuscire ad affrontare anche lunghi viaggi attraverso l'oceano. Come si può dedurre dalle navi funebri vichinghe ritrovate in Norvegia, nel IX secolo le imbarcazioni diventarono molto più grandi. Sono state rinvenute due navi funebri oggi molto conosciute, quella di Åsberg e quella di Gokstad. Entrambe erano dotate di uno scafo molto largo e anche molto basso, quindi avevano un pescaggio ridotto. Queste barche erano chiaramente progettate per navigare sia nei fiumi che nell'oceano. La possibilità di spostarsi lungo i fiumi o attraverso l'oceano offriva ai vichinghi un vantaggio fondamentale. L'effetto sorpresa. Nel decennio successivo all'assalto al monastero di Lindisfarne, i vichinghi attaccarono ripetutamente diversi obiettivi lungo le coste delle isole britanniche e del continente. Il monastero di St. Columba sull'isola di Iona venne saccheggiato nel 795, nell'802 e nell'806 d.C. Tra le comunità più vulnerabili vi erano quelle delle isole scozzesi Ebridi, Shetland e Orcadi. Nel 795 avvenne il primo attacco in Irlanda di cui si abbia notizia, probabilmente a Rathlin Island. Seguirono razzie nei monasteri di Inishmurray e Inishboffin. Nei regni del Galles vennero attaccati i monasteri di Camarden, Lancafarn, St. Davis e Lanwit. Verso la fine dell'VIII secolo si susseguirono degli assalti anche lungo le coste settentrionali dell'impero carolingio. Era solo un assaggio di quello che stava per accadere, ma per le popolazioni costiere la situazione era già molto critica. Lo scopo principale delle spedizioni vichinghe era il saccheggio. Si impadronivano di monete e beni preziosi e poi facevano ritorno nelle loro terre di origine, dove investivano il bottino delle loro incursioni nei loro progetti. Erano assetati di denaro e ricchezze. Per capire il motivo degli attacchi ai monasteri, bisogna tenere presente che nell'Europa occidentale buona parte dei tesori era conservata proprio in quei luoghi. I monasteri erano istituzioni private, fondate nella maggior parte dei casi da principi, re, vescovi e dalla grande aristocrazia. Tra le loro mura erano racchiusi tesori e importanti risorse, come per esempio prodotti alimentari o bestiame, che veniva rubato e rivenduto. I contadini che abitavano nei pressi dei conventi venivano spesso catturati e venduti come schiavi. Le persone di ceto elevato, invece, venivano rapite e rilasciate dietro il pagamento di un riscatto. Per i vichinghi, i monasteri erano luoghi facilmente depredabili, perché isolati e privi di difese. Le incursioni vichinghe erano rapide e feroci, ma probabilmente non erano quei bagni di sangue descritti spesso nei racconti popolari. I primi attacchi vennero effettuati da poche navi con circa un centinaio di guerrieri. Per impadronirsi del bottino, i vichinghi confidavano nella rapidità, nell'effetto sorpresa e nella paura delle vittime. Le navi arrivavano all'improvviso e le popolazioni venivano attaccate da bande di uomini armati.
La reazione più comune era la fuga o un tentativo di negoziato da parte degli abitanti del luogo che potevano riuscire ad avere salva la vita, ma non certo a salvare le loro ricchezze. Se invece incontravano resistenza, i vichinghi si mostravano all'altezza della loro fama. Potevano distruggere un intero villaggio e massacrare tutti gli abitanti come monito e avvertimento per le altre comunità. Verso la metà del IX secolo, le aggressioni vichinghe aumentarono in maniera esponenziale. C'erano flotte di addirittura 60 navi che terrorizzavano le coste dell'Europa occidentale, lanciando attacchi sempre più violenti. A partire dall'anno 830 circa, i vichinghi intensificarono notevolmente i loro attacchi. Erano consapevoli di quello che stava succedendo in Europa e ne approfittarono. Sapevano, per esempio, che l'impero dei Franchi stava attraversando un periodo di crisi. I sovrani, oltre ad affrontare i problemi interni, dovettero impegnarsi per respingere gli attacchi vichinghi. Cercarono di radunare truppe per contrastare i saccheggiatori che ormai si spingevano sempre più rapidamente nell'entroterra. Carlo Magno era deceduto nell'814. L'impero carolingio era senza una valida guida e accusò pesantemente i rinnovati assalti vichinghi. Si verificarono attacchi e razzie lungo la valle della Senna, a Rouen e a Parigi. Nella valle della Loira vennero attaccate Nantes, Tours, Blois e Orléans. Anche Bordeaux fu saccheggiata. La sola Parigi fu attaccata per ben 3 volte in 16 anni. Durante un'incursione, i vichinghi riuscirono a catturare persino l'abate di Saint-Denis, che rilasciarono solo dopo il pagamento di un'ingente somma in oro. Il terrore regnava anche più a est, sulle coste della Frisia. Amburgo, Kentovic e Dorestad furono tutte razziate. Dopo la morte di Carlo Magno, i suoi eredi lottarono tra loro per ottenere il trono. L'impero venne smembrato e di conseguenza non fu possibile unire le forze contro le incursioni vichinghe. I vichinghi così ne approfittarono. Riuscirono persino a farsi assoldare come mercenari dai diversi re carolingi. L'intensificarsi degli attacchi andò di pari passo con la disgregazione dell'impero e le crisi dei singoli regni europei. Inoltre, in alcune isole britanniche, come nelle Orcadi e nelle Ebridi, i vichinghi avevano probabilmente creato delle basi permanenti. Questo rendeva ancora più facile e immediato il saccheggio di altre zone britanniche situate sulla costa. Secondo la cronaca anglosassone, si verificò una lunga serie di attacchi, in particolare nel Kent. Nell'839, Londra, Rochester e Canterbury vennero saccheggiate dai vichinghi. Le truppe anglosassoni affrontarono più volte gli invasori in scontri rapidi e sanguinosi, in cui ottennero alcune vittorie importanti. I vichinghi continuavano comunque a dominare la scena. Nell'843 i vichinghi crearono una base permanente in Francia a Noirmoutier, un isolotto nell'estuario della Loira. Fino a quel momento avevano sferrato i loro attacchi soprattutto nei mesi estivi, per poi tornare nelle loro terre durante l'inverno. Con questa nuova base, le razzie nella valle della Loira continuarono in tutte le stagioni. Improvvisamente i vichinghi diventarono una minaccia costante. Durante l'inverno, di solito, tornavano nelle loro terre e per alcuni mesi il pericolo cessava. Le popolazioni delle zone costantemente attaccate sapevano che le loro navi sarebbero apparse di nuovo l'anno seguente, quando le giornate diventavano più lunghe e le notti si accorciavano.
Quando iniziarono ad attaccare anche d'inverno, la situazione si fece ancora più critica. Non puntavano solo ad attaccare e saccheggiare quelle terre. Volevano conquistarle. Questo rivela la loro enorme sicurezza e consapevolezza della propria forza. Verso la metà dell'Ottocento avevano ormai installato delle basi permanenti in Inghilterra e nell'impero carolingio. Non erano più predoni di passaggio, ma veri e propri conquistatori. Con il tempo, i vichinghi allargarono il loro raggio d'azione. Nell'844 furono i Mori a farne le spese. Siviglia venne attaccata. I Mori chiamarono questi nuovi invasori stregoni pagani. Alla fine l'attacco venne respinto. Nell'anno 859, due capi vichinghi della Valle della Loira progettarono un piano ambizioso: saccheggiare Roma. Le navi dei condottieri Astin e Bjorn formarono una flotta di 62 vascelli. Attraversarono lo stretto di Gibilterra e arrivarono al delta del Rodano, dove trascorsero l'inverno. L'estate successiva piombarono improvvisamente nell'odierna Toscana dopo un viaggio di quasi 5.000 chilometri. I vichinghi erano grandi navigatori, ma in quel caso dimostrarono scarse conoscenze geografiche. Attaccarono la città di Luni, convinti di essere arrivati a Roma. Si resero conto dell'errore solo dopo aver attaccato la città. I vichinghi che dominavano la scena europea arrivavano principalmente dalla Danimarca e dalla Norvegia. Quelli originari della Svezia, invece, si erano diretti a est. Navigando lungo i fiumi Volga e Dniepr, arrivarono in Russia. Il primo attacco avvenne nell'852. Gli abitanti di Novgorod pagarono i vichinghi per non essere annientati. Questa forma di ricatto era ormai una triste consuetudine per i popoli dell'Europa occidentale. Nell'anno 858 i vichinghi attaccarono addirittura Costantinopoli, all'epoca la più grande città esistente. Gli stessi vichinghi la chiamavano Miklagard, la grande città. La spedizione partì da Kiev e percorse il Dniepr fino ad arrivare al Mar Nero. Costantinopoli si rivelò però un obiettivo troppo difficile. I vichinghi indirizzarono così i loro attacchi sulle regioni di confine dell'impero bizantino. I vichinghi svedesi erano anche abilissimi mercanti e le loro incursioni in Oriente li misero in contatto con i mercanti asiatici. Dalla foce del Volga fino a Gerusalemme, i vichinghi commerciavano nei mercati acquistando seta e spezie che arrivavano dall'India e dalla Cina. Nel giro di un secolo si erano ormai integrati con le popolazioni locali, un processo che si verificò in seguito nelle colonie vichinghe di tutta Europa. Fu pienamente riconosciuto il loro valore come guerrieri. Gli imperatori bizantini avevano a disposizione addirittura una guardia personale formata proprio da mercenari vichinghi. Fu uno dei corpi scelti più famosi della storia, la Guardia Variaga. La Guardia Variaga era composta esclusivamente da guerrieri vichinghi, un corpo di guardie personali dell'imperatore pagate più di qualunque altro soldato. I bizantini nutrivano un grande rispetto nei confronti dei guerrieri vichinghi. L'imperatore li aveva scelti perché erano guerrieri estremamente abili e probabilmente anche perché li considerava estranei alle lotte di potere interne all'impero, quindi più fedeli.
Dalle testimonianze storiche risulta che la Guardia Variaga sia stata creata nel 988 circa, ma si hanno notizie di questo corpo già negli anni precedenti. Fra tutte le terre saccheggiate dai Vichinghi, le isole britanniche furono quelle che subirono i danni maggiori. Nel corso del IX secolo, gli attacchi si fecero sempre più frequenti. In queste isole, politicamente divise, i Vichinghi iniziarono un'opera di conquista e colonizzazione. Nell'anno 839, i Vichinghi si accamparono per l'inverno vicino a Lough Neagh, in Irlanda. Due anni dopo, guidati dal leggendario Turgeis, si insediarono a Dublino. In poco tempo crearono nuovi insediamenti a Waterford, Wexford, Wicklow, Cork e Limerick. Alcuni anni dopo, Turgeis venne ucciso dagli irlandesi annegato nel Lough Neagh. Mentre le popolazioni locali irlandesi combattevano per cacciare gli invasori, i Vichinghi norvegesi e svedesi dovevano risolvere alcune tensioni interne. In Irlanda, i Vichinghi si integrarono con la popolazione sia dal punto di vista politico, sia da quello economico e culturale. La loro influenza rimase tangibile anche dopo il 1014, con la sconfitta degli irlandesi a Clontarf. L'Inghilterra dominata dagli anglosassoni è stata indicata dagli storici col nome di Eptarchia. Il paese, cioè, era diviso in sette regni: Kent, Sussex, Essex, Wessex, Mercia, East Anglia e Northumbria. Di fatto, si tratta di una semplificazione. A metà del IX secolo, la situazione era più complicata. In quell'epoca, il regno più potente era diventato il Wessex, dopo un periodo di predominio del regno di Mercia, guidato dal re Offa. Nell'853, le cronache riportavano la notizia di un attacco anglosassone alla base vichinga dell'isola di Thanet. Nello stesso anno, alla guida delle truppe del Kent e del Surrey, anche Elser e Uda combatterono nell'isola di Thanet contro l'esercito pagano e ottennero una facile vittoria. Ci furono però molti caduti, ed entrambi i comandanti furono uccisi. Le battaglie campali furono pochissime. Per i sovrani anglosassoni fu molto difficile riuscire ad affrontare gli invasori in campo aperto. I Vichinghi puntavano sulla rapidità. Arrivavano, razziavano tutto e ripartivano. Non c'era nemmeno il tempo utile per radunare l'esercito per contrastarli. Negli scontri diretti, i Vichinghi combattevano in un modo simile a quello dei guerrieri dell'Europa occidentale. Avevano lo stesso equipaggiamento, la spada e il giavellotto dei Franchi e un'ascia da guerra come quella dei guerrieri anglosassoni. Quindi si assomigliavano molto, avevano pressappoco le stesse armi, corazze e gli stessi scudi. L'anno 865 segnò l'inizio di un periodo traumatico per l'Inghilterra. Le cronache riferiscono dello sbarco nell'East Anglia di un'armata di danesi che divenne famosa col nome di Grande Esercito. Le opinioni sul numero dei soldati sono discordanti, probabilmente erano circa 3.000. Da questo avvenimento sono nate leggende popolari che vedono protagonista il leggendario capo vichingo Ragnar Lodbrok e i suoi quattro figli. Ragnar Lodbrok, o Ragnar Braghe di Pelo, venne citato per la prima volta in un documento dei duchi di Normandia dell'XI secolo. La maggior parte delle informazioni sul capo vichingo ci sono però pervenute grazie a una saga islandese del XIII secolo, la saga di Ragnar Lodbrok, che descrive anche la vicenda della sua morte. Nella saga è raccontato che Ragnar non si fermò in East Anglia. Si diresse in Northumbria. Fu catturato da re Ela e poi ucciso in una fossa piena di serpenti. Lo stesso re Ela morì subito dopo, forse per mano dei figli del capo vichingo. La saga, infatti, parla di una vendetta. Secondo fonti storiche più attendibili, questa è però solo una leggenda.
In realtà, la storia raccontata nella saga probabilmente è una leggenda. Si ritiene che i presunti figli di Ragnar, Ivar senza ossa, Bjorn e Sigurd, siano figure storiche realmente esistite. Ragnar Lodbrok, invece, sarebbe un personaggio letterario. Il grande esercito aveva ricevuto una somma in oro e non aveva rinunciato ad attaccare le città dell'East Anglia. Successivamente si era diretto in Northumbria. Il regno di Northumbria era stato il primo a essere colpito dai vichinghi nel 793. Un tempo era il più potente d'Inghilterra, ma in quel periodo era indebolito dai conflitti interni. I vichinghi si erano impadroniti di York e avevano invaso il regno. Secondo la leggenda, per vendicare la morte di Ragnar Lodbrok, il re di Northumbria e Ela venne ucciso con il crudele rituale dell'Aquila di Sangue. Nel rito dell'Aquila di Sangue, i vichinghi uccidevano il nemico staccandogli una ad una tutte le costole, partendo da quelle più in basso e rimuovendole dalla spina dorsale. Poi gli strappavano i polmoni e li offrivano in sacrificio al dio Odino. Anche in questo caso, come per il mito di Ragnar Lodbrok, non sappiamo se si tratti di una leggenda o della realtà. La fonte principale, infatti, è un'altra saga, la Orkney Inga Saga, che fu composta alcuni secoli dopo gli eventi citati. Conquistata la Northumbria, l'esercito di vichinghi danesi puntò alla Mercia. Il Wessex e la Mercia unirono le loro forze per affrontare la nuova minaccia. Dopo aspri combattimenti nell'area di Nottingham, i vichinghi tornarono a York, probabilmente convinti anche da una generosa offerta in oro. Nell'anno 870, il grande esercito ritornò nell'East Anglia e dovette affrontare Re Edmondo in battaglia a Hoxne. Per gli anglosassoni fu una disfatta. Re Edmondo morì e in seguito fu santificato. L'anno successivo, i vichinghi penetrarono nel Wessex fino a Reading. In inverno inoltrato, il re del Wessex li sconfisse nella terribile battaglia di Ashdown. Poco tempo dopo, il re morì e il potere passò a suo fratello Alfredo. A Wilton, Alfredo venne sconfitto dall'esercito vichingo che nel frattempo si era rafforzato. Ma con un altro pagamento in oro, i vichinghi si convinsero a ritirarsi nella loro base invernale a Londra. Negli anni seguenti compirono scorrerie in tutto il paese, consolidando le loro conquiste, soffocando le rivolte degli anglosassoni e riscuotendo tributi dai regni superstiti di Mercia e Wessex. I vichinghi si stabilirono in Northumbria. Dopo l'espulsione del re di Mercia, Borgred, iniziò l'occupazione vichinga della parte orientale del regno. Solo il Wessex aveva evitato quella fine, ma nell'anno 878 un esercito vichingo arrivò improvvisamente da Gloucester, cogliendo Re Alfredo completamente di sorpresa. A Chippenham le truppe di Alfredo vennero sbaragliate dall'esercito vichingo di Guthrum. Alfredo si diede alla fuga, ritirandosi nelle paludi del Somerset. Poco tempo dopo, riuscì a raccogliere nuove forze con cui affrontò i vichinghi a Edington, dove ottenne una vittoria decisiva.
Alfredo divenne il primo re anglosassone a imporre le condizioni di pace agli invasori pagani. In un trattato vennero definiti i confini del territorio vichingo, il cosiddetto Danelaw, l'area al di là di Watling Street, la vecchia strada romana tra Londra e Chester. Guthrum, inoltre, dovette convertirsi al cristianesimo e venne quindi battezzato. Il rapporto dei vichinghi con il cristianesimo era particolare. Anche se convertiti alla religione cristiana, non potevano di certo essere considerati un gruppo omogeneo. L'approccio alla fede variava da individuo a individuo. Un aspetto sorprendente fu il modo in cui abbracciarono il cristianesimo. Non lo fecero perché mossi dalla fede in un unico Dio. Si convertirono con facilità e la religione cristiana si diffuse velocemente tra di loro. Fu un fatto davvero insolito per le popolazioni pagane. Spesso, dietro alla conversione dei vichinghi, si potevano trovare dei motivi politici. Secondo le fonti storiche, Guthrum si convertì al cristianesimo solo perché quella era una condizione del trattato di pace che aveva stipulato con Re Alfredo. Il re di Danimarca, Harald Dente Blu, probabilmente abbracciò il cristianesimo perché il regno di Germania minacciava di indire una crociata contro i pagani se non si fossero convertiti. Insomma, i vichinghi trovarono spesso delle ottime ragioni politiche per convertirsi al cristianesimo. E molti, però, rimasero fedeli agli dei pagani. L'istituzione del Danelaw non contribuì a portare la pace. Nuove incursioni vichinghe costrinsero Alfredo a combattere durante tutto il suo regno. Questo sovrano ebbe però il merito di attuare delle riforme militari che avrebbero permesso agli anglosassoni di riconquistare i loro territori. Quelle riforme prevedevano la creazione di una flotta, la riorganizzazione del sistema delle imposte per garantire un esercito permanente e la costruzione di cittadelle fortificate chiamate Bairns. Tutto questo permise ai successori di Alfredo di riconquistare l'Inghilterra nel giro di alcuni decenni. L'ultimo re vichingo di York fu Eric Ascia Insanguinata, ucciso a Stainmore nel 954. 5 anni dopo, con il regno di Edgardo, i re anglosassoni del Wessex governavano finalmente su tutta l'Inghilterra. Durante l'insediamento del Danelaw, alla fine del IX secolo, molti vichinghi arrivarono dalla Scandinavia e si stabilirono nelle regioni anglosassoni dividendosi le terre. Ci fu un processo di frammentazione. Invece di restare uniti, si divisero in tanti gruppi che si mescolarono alle popolazioni locali. Nel X secolo, da Dublino partì un'altra spedizione di vichinghi norvegesi che cercò di conquistare la regione dello Yorkshire. Dalla cronaca anglosassone si evince che i vichinghi norvegesi entrarono in conflitto con quelli danesi. Così, quando i re anglosassoni, successori di Alfredo, iniziarono la riconquista del Danelaw, furono avvantaggiati dal poter affrontare un nemico indebolito dalle forti divisioni che si erano create al suo interno. Dall'analisi dei documenti storici emerge che i re anglosassoni stipularono alleanze e fecero un'operazione di reclutamento per tornare in possesso di quel territorio. Diversi capi vichinghi vennero reclutati negli eserciti anglosassoni, per esempio in quello guidato da Atelstano, che già intorno al 930 arrivò fino a York. Quindi la cosiddetta riconquista del Danelaw fu in realtà un processo di espansione del regno del Wessex, che risultò per molti aspetti vantaggioso per i vichinghi che furono coinvolti. Anche in Francia, i principi locali iniziarono ad allontanare la minaccia vichinga grazie al potenziamento della cavalleria dei loro eserciti. Verso la metà del X secolo, la situazione in Inghilterra sembrava essersi pacificata,
ma durante il regno di re Etelredo II, i vichinghi tornarono per vendicarsi. Etelredo II salì al trono nel 979 e dovette affrontare una nuova minaccia dalla Scandinavia, il re di Danimarca Sven Barbaforcuta. La situazione era resa ancora più grave dalle incursioni di altri capi vichinghi che agivano in modo indipendente dal re danese. Tra questi c'era anche Olaf Tryggvason. La situazione precipitò con la battaglia di Molden, in cui le truppe anglosassoni vennero annientate. La battaglia di Molden avvenne nel 991. Venne citata nella cronaca anglosassone, ma la fonte principale giunta fino a noi è in realtà un poema composto molto tempo dopo. Il poema sembra riportare una storia che doveva già essere stata descritta in qualche documento anteriore, andato però perduto. Probabilmente la maggior parte dei nomi e dei personaggi citati nel poema erano già stati dimenticati dalla popolazione, anche se erano trascorsi pochi decenni dalla battaglia. L'opera è una specie di poema epico, scritto con l'obiettivo di commemorare lo scontro, e descrive sommariamente un gran numero di uomini che vi presero parte. Il poema offre un'immagine romantica degli anglosassoni che resistettero eroicamente nonostante fossero destinati a soccombere. Fornisce anche importanti informazioni storiche. Nel 991, dopo aver attaccato Folkestone, Sandwich e Ipswich, la flotta vichinga di Olaf Tryggvason si stabilì a est di Molden, a Norty Island. In questo luogo affrontò l'esercito anglosassone guidato dal comandante del Wessex, Brittnoff. In realtà, Norty Island è un'isola solo quando c'è l'alta marea. Quando l'acqua è bassa, invece, è unita alla costa da una striscia di terra. Il primo scontro fu solo verbale. Dalla riva dell'isola, i vichinghi lanciarono inizialmente urla e minacce, poi chiesero di essere pagati in oro per allontanarsi pacificamente. Ma Brittnoff non accettò. Iniziò così un fitto lancio di frecce da entrambe le parti. La distanza era però tale da non consentire di arrecare danno all'avversario. Quando la marea cominciò a scendere, i vichinghi si riversarono lungo la striscia di terra in secca. Gli anglosassoni si posizionarono alla testa di quel ponte naturale, bloccando il passaggio. La situazione sembrava escludere la possibilità di una battaglia campale. Ma con una decisione apparentemente incomprensibile, Brittnoff accolse la richiesta dei vichinghi e fece spostare i suoi uomini. Il poema epico della battaglia di Molden assomiglia molto a una tragedia classica. L'elemento centrale di tutta la vicenda è la grande sicurezza del comandante Brittnoff, un aspetto caratteriale fondamentale in queste situazioni. Essere molto sicuri di sé è un pregio, soprattutto per un comandante. Per guidare un esercito bisogna mostrarsi sicuri, determinati, fino ad apparire persino arroganti. Fa parte del ruolo di leader militare. Ma sarà proprio quella sicurezza a causare la disfatta, che rappresenta l'aspetto tragico del poema. I vichinghi lanciarono un attacco massiccio contro l'esercito inglese, che accusò subito il colpo. Lo stesso Brittnoff si ritrovò in un inferno di spade e lance. Le sue truppe vennero sbaragliate e chi rimase in vita si diede alla fuga. Solo pochi eroici guerrieri decisero di combattere fino alla morte. Si gettarono con coraggio contro il nemico e vennero tutti uccisi. Il re Etelredo II fu costretto ad accettare le condizioni di pace dei vichinghi. Per salvare Londra furono pagate quasi 5 tonnellate d'argento. Consegnare ai vichinghi somme in oro o in argento era una scelta che dava risultati immediati. Per un periodo gli invasori avrebbero preso di mira altre regioni.
I vichinghi sapevano che una volta ricevuta la somma richiesta, dovevano aspettare del tempo prima di attaccare nuovamente lo stesso obiettivo, dovevano attendere che la popolazione accumulasse altro oro. Nel lungo periodo, pagarli significava però mostrarsi disposti a cedere piuttosto che combatterli. Per questo i vichinghi spesso tornarono all'attacco. Molti storici ritengono che la pressione dei vichinghi avesse un risvolto positivo per i sovrani anglosassoni e franchi, perché permetteva di tassare i sudditi. Nel Medioevo le imposte erano viste come un sopruso. Il dovere di un buon re era di garantire che il popolo avesse di che nutrirsi e non che venisse tassato. Ma la minaccia vichinga autorizzava i sovrani a riscuotere sempre più tributi. Le incursioni vichinghe cominciarono così a rappresentare un ottimo motivo di tassazione. In questo modo i sovrani potevano dare ai vichinghi una parte del denaro e tenere per sé il resto. La situazione per il re Etelredo II era disperata. Non solo la minaccia vichinga era costante, ma i suoi stessi soldati sembravano pronti a disertare. Costretto a un ruolo di spettatore impotente ed esasperato dalle continue vessazioni dei vichinghi, decise di attaccare. Nell'anno 1002, alla vigilia del giorno di San Brizio, Etelredo II ordinò che tutti i danesi del suo regno fossero uccisi. Fu una carneficina passata alla storia come il massacro di San Brizio. Fu anche uno degli errori più gravi commessi dal re. Non si hanno stime precise dei morti. Certamente fu uccisa solo una piccola parte dei danesi del regno. Tra le vittime c'era anche Gunhild, fratello di Sven Barbaforcuta, re di Danimarca. Il re danese decise così di vendicare il fratello ucciso. Dall'anno seguente, gli attacchi danesi all'Inghilterra si fecero sempre più intensi. Nel 1014, l'esercito di Sven conquistò la nazione anglosassone. Etelredo si rifugiò così nell'impero carolingio, mentre Sven, appena prima di morire, divenne re d'Inghilterra. Suo figlio, Canuto, ribadì la supremazia vichinga. Riuscì ad unire Inghilterra, Danimarca e Norvegia in un unico impero, che ebbe però vita breve. Canuto sposò Emma, la vedova di Etelredo. Questo matrimonio aprì la strada al ritorno al potere della dinastia anglosassone nel 1042 con l'ascesa al trono di Edoardo il Confessore, figlio di Etelredo e figliastro di Canuto. Alla morte di Edoardo nel 1066 scoppiò una lite per la successione al trono che portò alla fine della supremazia vichinga. Una nuova minaccia però arrivò dalla Francia, da Guglielmo il Conquistatore. Anche Guglielmo discendeva da vichinghi danesi e fu lui a ottenere il trono dopo la morte di Hastings. Secondo la tradizione è però Harald Hardrada l'ultimo dei vichinghi. Hardrada significa lo spietato. Questo fiero re norvegese incarnava perfettamente l'immagine classica del guerriero vichingo. Harald Hardrada era una figura politica minore in Norvegia. Era il fratellastro del re Olaf. A quanto sappiamo, nel 1015 partì dalla Norvegia dopo essere stato sconfitto in una battaglia in cui morirono suo fratello e il fratellastro. Si diresse a sud, si arruolò negli eserciti dell'Europa orientale e alla fine arrivò a Costantinopoli, dove entrò a far parte della Guardia Variaga. Verso il 1045, a circa 30 anni, Harald tornò in Norvegia, spodestò suo nipote Magnus e si insediò sul trono norvegese. Fu re di Norvegia per 20 anni. L'episodio più famoso della sua biografia è lo scontro di Stamford Bridge, antecedente la battaglia di Hastings. Nel 1066, Harald Hardrada andò in Inghilterra per rivendicare la corona inglese sulla base di legami di discendenza inesistenti. A Fulford vinse, ma poi venne colto di sorpresa dall'esercito di Harold Godwinson, arrivato all'improvviso da sud. A Stamford Bridge, i vichinghi vennero massacrati grazie soprattutto ai soldati della guardia personale del re d'Inghilterra.
Erano abili guerrieri che Re Canuto aveva riunito in un corpo scelto e che ora combattevano per difendere l'Inghilterra dai vichinghi norvegesi. Hardrada morì insieme a quasi tutti i suoi soldati e quel campo di battaglia coperto di cadaveri segnò la fine della minaccia vichinga. Ci furono alcuni fattori chiave che nell'undicesimo secolo portarono alla fine del potere dei vichinghi nell'Europa occidentale. I vichinghi erano stati in un certo senso addomesticati, questa è la causa principale. Alla fine dell'undicesimo secolo, infatti, erano ormai convertiti al cristianesimo. In Scandinavia, ad esempio, c'erano vescovi che seguivano le direttive del Papa. Questo contribuiva a integrare i vichinghi con il resto dell'Europa. Nel IX, X e XI secolo si assistette a un potenziamento delle strutture difensive nell'Europa occidentale. Vennero edificati, ad esempio, castelli e fortificazioni in pietra proprio per far fronte all'accresciuta minaccia vichinga. Ma i vichinghi avevano ormai ottenuto ciò che volevano. Partiti dalla Scandinavia, erano diventati re d'Inghilterra e sovrani in Normandia, conseguendo ricchezza e potere. I vichinghi sono sempre stati descritti come guerrieri pagani assetati di sangue che vivevano solo per uccidere e saccheggiare. In realtà, pur essendo capaci di terribili violenze, non erano quel popolo sanguinario e spietato rappresentato in molti racconti popolari. Lasciarono un'eredità ben più importante e duratura: le opere artistiche, la loro abilità nel commercio e soprattutto le imprese di un grande popolo di navigatori.